succede soltanto in Gran Bretagna, ma anche in Italia e anche altrove. Di questi tempi la propaganda spesso si mangia la politica e quindi vengono compiute per avere un eco mediatico delle azioni che non necessariamente portano alle conseguenze che si volevano. Il referendum fu voluto nel 2016, ma anche prima, da David Cameron, e la sua idea nacque dall'esigenza di non essere danneggiato elettoralmente dall'UKIP sul suo fianco destro. Il risultato ha visto lui passare, non come uno sconfitto nella cronaca, che sarebbe stata poca cosa in risultati elettorali, ma diventare colui che ha perso una prova fondamentale di valore storico con quel referendum, fino a mettere a rischio la stessa unità del Regno Unito. E ha visto poi i promotori e vincitori della Brexit come persone che non avevano rispettato una delle regole elementari della politica, cioè prima di compiere un passo cerca di capire quali conseguenze potrebbe avere. Le difficoltà di questi anni dell'uscita, delle modalità di uscita, la tempistica dei rinvii sono frutti di questa indecisione. Un insegnamento su come non fare, come non gestire il proprio futuro, ma anzi, in un momento in cui la globalizzazione e l'emergere di potenze come la Cina impongono posture più ponderate ai nostri paesi, riguadagnare le ragioni dell'unità europea.